Gucci è uno dei marchi di lusso più costosi al mondo. Il fondatore di questo famoso impero è Guccio Gucci. Gucci nacque in una famiglia povera a Firenze, in Toscana. I suoi genitori sopravvivevano realizzando cappelli di paglia. E un giorno si aspettavano che il loro figlio prendesse il controllo dell'attività. Ma quando Gucci compì 17 anni, fu costretto a lasciare il paese. Gucci andò a Londra e trovò lavoro al Savoy Hotel, uno degli hotel più lussuosi dell'Inghilterra all'epoca. Iniziò a lavorare come lavapiatti. Gucci si è fatto strada da lavapiatti a cameriere. A fattorino e anche addetto all'ascensore. Dopo aver risparmiato abbastanza soldi, Gucci tornò a casa a Firenze e iniziò una nuova vita. Iniziò a lavorare per un'azienda che produceva prodotti di qualità in pelle. Però Gucci aveva sempre sognato di avere un negozio tutto suo. Dunque provò ad aprirne uno, cimentandosi in questa nuova avventura. Ma sfortunatamente, nei primi anni dopo l'apertura del suo negozio, faticava a fare profitti. Gucci non aveva nemmeno i soldi per pagare i suoi debiti e le bollette. Arrivò a un punto in cui sperava che accadesse un miracolo, che non tardò ad arrivare. Il suo futuro genero gli prestò i soldi di cui aveva bisogno per continuare l'attività. Così, nei mesi successivi, Gucci ripagò i debiti e iniziò a collaborare con i migliori artigiani toscani. Nella creazione di uno dei prodotti più lussuosi ed eleganti. Così il povero lavapiatti ha dato vita ad uno dei marchi più preziosi di tutti i tempi.